trascinarmi, perché dopo che il nostro presidente Ilario Fiorini ha fatto una descrizione narrativa di questo tipo, ve ne leggo solo un pezzo. Fuori invece una fresca brezza soffia dal mare, quindi è forte la tentazione di aprire tutte le finestre, infatti guardate come sono acconciato, e via dicendo. Per cui io spero di essere in grado almeno di onorare e di rendere merito almeno in parte a questa cultura letteraria del presidente. E detto questo, dovrebbe presentarmi lui, ma visto che ha già fatto il lavoro grosso lo faccio io. Mi chiamo Gabriele Zappi, sono un sistemista e sono stato anche sviluppatore, uso Linux da più di 20 anni, sia dal lato professionale che dal lato anche personale, come il mio sistema operativo principale. Faccio parte dell'associazione Rimini Lug e quindi questa sera vi parlerò specificatamente di problemi relativi alla sicurezza e alla privacy nel sistema operativo Linux. La nostra associazione si chiama Rimini Lug Linux User Group, per cui principalmente questi aspetti qui, tenendo anche d'occhio laddove ci sono applicazioni open source che hanno applicazione anche in altri ambienti operativi o che sono multipiattaforma, anche quel lato lì. E questi incontri si sviluppano in due serate. Questa prima serata parleremo innanzitutto di una introduzione concettuale sulla sicurezza e sulla privacy, e dove facciamo una chiacchierata anche un pochino per conoscerci, per capire l'importanza di questi due valori, entrambi, non o uno o l'altro, tutti e due. E poi vedremo un po' come proteggerci al meglio in un computer locale, quando ci deve essere proprio un intervento di un operatore che può mettere fisicamente le mani sul PC. Dico al meglio perché quando una persona ha l'accesso fisico a un computer, la sicurezza assoluta non esiste, ok? E poi vedremo appunto l'applicazione di scappatoie per eventualmente entrare con la password di root dal GRUB se non viene protetto, quanto è facile farlo, come cercare di evitarlo, come mettere password al BIOS, cose via dicendo, fino a uno dei sistemi più sicuri, come crittografare il file system con una crittografia forte che si chiama LuxDMCrypt. Dopodiché analizzeremo anche il punto di vista della sicurezza nelle reti locali, piccole, domestiche, ma anche di piccole imprese. Una macro, sono decenni, non possiamo puntualizzare più di tanto perché il tempo è quello che è, la sessione deve riguardare una cinquantina di minuti, quindi al limite può arrivare in un'ora, ma non di più. La prossima serata forse ci divertiremo di più dal lato interattivo, perché vedremo tutti i sistemi di crittografia conosciuti in ambito open source. Uno lo vediamo anche stasera, però vedremo anche delle soluzioni di quale crittografia è più adatta in ambienti locali, in storage locali, e quale invece è più adatta per l'uso su cloud. Vedremo il GPG, cioè il Pretty Good Privacy della GNU, come ottimo strumento non solo per scambiarsi le mail in tutta sicurezza, ma anche come uno strumento proprio di crittografia simmetrica. Poi chiaramente spiegherò cosa significa, da mettere anche nei menu contestuali da usare su file che possono essere anche tranquillamente essere messi su cloud. E poi basta, cosa devo dire, nel senso che la prossima serata sì, faremo delle conclusioni appunto di quali sono i metodi di crittografia conosciuti, quali possono andare bene per un uso da cloud, quali meglio invece evitare per una questione di banda, per tante questioni, quanti è bene poterli utilizzare in una rete locale o un computer di cui si ha l'accesso in locale. Andiamo avanti. Allora, quando parliamo di sicurezza, innanzitutto vediamo un attimino la parte concettuale. Vi pregherei di avere pazienza un attimo, magari vi sembra, per molti di voi che vivono l'informatica, io immagino che siate qui, se siete qui, siete qui perché in qualche modo l'informatica la vivete tutti i giorni, chi più chi meno, per cui vi sembrerà che possa dire delle banalità all'inizio.
Però aspettate 2-3 minuti, perché ogni cosa a suo tempo avrà la sua spiegazione. Per sicurezza si intende vandalismo? No, perché la probabilità che un posto di lavoro, in un posto pubblico, tipo in un corridoio dell'ASL, per permettere agli utenti di fare una ricerca di un assistente sociale, di un qualcosa, riceva una martellata è la stessa che possiamo rischiare quando mettiamo la macchina in un parcheggio pubblico di trovare il graffio su una portiera fatto con la chiave, purtroppo è successo tante volte. E peggio, se nella macchina ci entrano, vanno a vedere nel bauletto, mi prendono i miei documenti, o se addirittura la macchina me la rubano, ok? Ed è quello che dobbiamo cercare di evitare di fare. Condizioni di sicurezza sul lavoro. Voi direte, ma questo è scemo, mi viene a dire, non so, che nell'informatica la sicurezza non è la stessa sicurezza che deve avere un carpentiere su un'impalcatura, no? Però non è quello, un piccolo nesso c'è. Chiunque di voi ha un'attività legata a una partita IVA, io per esempio ho un'attività individuale, è tenuto a tenere un documento che si chiama documento programmatico della sicurezza, proprio allo scopo di cercare di tutelare i dati personali, non solo vostri, ma fate un lavoro nell'informatica, avete un'attrezzatura che dichiarate come attrezzatura di lavoro, sicuramente potrete avere dei database di persone, indirizzi, numeri di telefono, dati personali e dati sensibili. Sapete la differenza? Dati personali, io mi chiamo Gabriele Zappi, abito in via Mantegazza numero 58, il mio numero di telefono è quello, è un dato personale che lo posso dare all'amico. I dati sensibili sono quelli che io prendo, per esempio la pasticca della pressione tutti i giorni, sono quelli legati a un mio, a una mia posizione clinica, o qualcosa comunque più legato al mondo sanitario, no? Oppure, non so, se ho dei pendenti penali, potrebbe essere anche quello un dato molto sensibile, dipende da cosa ho fatto. Io per fortuna ho ancora l'identità penale pulita dal punto di vista lì, quindi vado bene. Ora, invece dalla privacy, io sento tante volte dire quella frase lì, ma molte volte sento dire: ah, io non ho niente da nascondere. Allora, è proprio perché non avete niente da nascondere che nessuno ha il diritto di invadere la vostra privacy, la vostra sfera personale, la vostra sfera intima. Perché appunto non siamo dei criminali, cioè io adesso volevo fare un gioco con una persona che non conosco, adesso conosco te. Beh, come ti chiami? Ivan. Ivan. E puoi rispondere sinceramente? Sei un trafficante di droga? No. Hai delle, non so, delle attrezzature per creare denaro falso? No. No. Sei un armaiolo, hai praticamente favoreggiamento alla prostituzione? No. Mi dai le chiavi di casa? Non ce le hai. Quindi lascia la porta aperta stanotte. No, le lascio dall'altra parte. Ah, con la porta chiusa? Sì. Come mai? Ma io non la nascondo. No, aspetta, se vuoi te le do. No, ma non è, no, perché quando esco di qui posso venire a fare un giro, guardare un attimino che programmi guardi in televisione, se è il tappeto, allora di che colore hai, vedo in camera da letto se ci fanno un po' di ginnastica. No, capito? Cioè, adesso questo qui è un paragone un po' forzato, perché uno che si entra in casa, dopo c'è anche la paura dell'incolumità personale o di quella dei propri cari, però è giusto per rendere l'idea. Anche perché vorrei andare avanti e dire una cosa, ho dovuto mettere credit Danilo Raffaelli, che è il nostro socio, perché l'altra volta, in occasione di un'anticipazione che gli ho fatto vedere delle slide, io questa qui l'ho trovata su Facebook, ma non mi ero accorto che era ladro, quella era mia, l'ho fatta con The Gimp, me l'hai rubata, allora ho dovuto mettere il riconoscimento, e lui Danilo Raffaelli un applauso, perché ha fatto una bellissima immagine di una frase che conosciuta. Disinteressarsi del diritto della privacy adducendo che non sia nulla da nascondere non è differente dal dire di non interessarsi alla libertà di parola perché non si ha nulla da dire. Questa bellissima frase di Edward Snowden, sapete chi è Edward Snowden? È uno che ha fatto parlare molto di sé,
perché lavorava come tecnico all'NSA e insomma ce l'aveva abbastanza quadrata sulle cose, sulle tematiche appunto di sicurezza e di privacy, e ha accusato tutti di essere un grande orecchio che si viene a spiare a tutti quanti, tutti i dati, anche di persone comuni, e quindi chiaramente lo stanno adesso torturando sotto non so quante denunce di autotradimento di questo tipo, ma è una persona che ha avuto coraggio, perché anche lui crede nel diritto alla privacy. D'altronde, Ilario Fiorini, il nostro presidente, non solo è presidente in carica del Rimini Rug, ma per me è un amico, io lo conosco da anni, ok? Lo so che è una brava persona, non è un trafficante, non ha strumenti per la produzione di denaro falso, non è un trafficante di droga, non è un contrabbandiere. Però io credo che lui non abbia molto piacere se qualcuno gli va a vedere i referti della retroscopia dove ieri gli hanno messo il sondino super... l'hai fatta ieri? Ma è il peggio passato, che se vanno a vedere... No, ma te l'hanno già dato i referti? No, perché li devono ancora analizzare. Per cui, adesso questo per dire, adesso abbiamo scherzato, però la privacy e la sicurezza sono questi due argomenti che viaggiano paralleli, ma spesso si intersecano. Io altre volte sento dire molto stupidamente, perché io con la sicurezza sto attento, perché con la sicurezza cioè è importante, però della privacy non me ne frega niente. Se te della privacy non te ne frega niente, credi di poter salvaguardare anche la sicurezza? Allora, io vi dico, puoi entrare nel mio PC e vedere anche tutti i miei documenti. Vedi che ho un gatto che si chiama Spillo, che ho il cane che si chiama Bobby, che ho che sono nato il tal giorno, nel tale anno, eccetera. Trovi poi magari un documento dove metto, perché sono un pigro, non uso crittografia, metto magari in chiaro le password di root dei miei server, oppure la password di accesso della mia banca per fare i dati dei dispositivi, così ti fai anche tutti i bonifici di giro conti. Questa non è violazione della sicurezza? Sì. Caso contrario, né più né meno. Non tengo la sicurezza, ma ci tengo la privacy. Allora subisco delle intrusioni da qualche parte, perché sono stato proprio, cioè ho trascurato la sicurezza, mi trovano dati personali, non solo miei, anche di altre persone che magari non avevano piacere. Ok? Quindi sono due aspetti molto da tenere sott'occhio. I dati personali, poi bisogna anche vedere che uso se ne fa dei dati personali, perché per dire, io lavoro in una pubblica amministrazione, a me non me ne frega niente se io me li vedo passare tutti i giorni i dati degli utenti, da Andrea Agnassi a Brasini, gli assessori, tutti quanti, però io li vedo come dati, non è che vado, purtroppo nessuno usa le mail crittografate, quindi in alcuni casi devo fare delle verifiche, vedo anche l'oggetto, vedo anche il contenuto, volendo. Non è che mi interessa andare a leggere il contenuto, mi interessa vedere che il servizio che io ho messo in piedi funzioni. È un po' come quando siamo al supermercato, no? Che dobbiamo scegliere la fila per pagare di meno. Cos'è che fate voi la prima cosa per scegliere la fila? Cosa guardate? Guardate cosa c'è nel carrello degli altri, ma perché vi interessa sapere se prende i pannolini della Pampers piuttosto che quelli... No, a meno che non sono un ficcanaso, cioè allora vado a vedere cosa c'ho. Cerco di fare una valutazione, poi è solo teorica, perché non c'è nessuno che ha la mia capacità di scegliere sempre la cassa sbagliata. Perché anche quando la valutazione può essere più o meno giusta, interviene un evento esterno che non potevi prevedere, finita la carta, c'è quella che si impapina col bancomat del cliente che non funziona, quindi queste cose vanno a dormire di faccia di costume. Andiamo avanti. Qual è un sistema operativo, che tanto io non tengo d'occhio, qual è il sistema operativo sicuro tra questi? Ho messo anche l'S400. Che in certi versi, essendo un ambiente un po' particolare, di un livello di isolamento,
di applicazioni e di accessi un po' particolare, dove sarà anche uno dei sistemi più sicuri. Però qual è il sistema sicuro in assoluto? No, una volta mi ha detto Linux, non lo so quale volta, perché anche se io sono, amo Linux, sono 20 anni che lo seguo, però non esiste. Allora, questo, in questo momento, in questo preciso momento, se chiuso dentro una stanza blindata con la porta chiusa, c'è il cavo della corrente staccato, il cavo di rete staccato, il computer è spento, in questo momento è un computer sicuro. Forse. Allora, lo dico una volta sola perché sennò dopo può sembrare retorica di quelle facili, no? Non esiste il sistema sicuro in assoluto. Possiamo cercare di rendere la vita difficile a chi cerca di violare la nostra sicurezza, la nostra privacy, e soprattutto di rendere la vita difficile se, per esempio, io adesso questo portatile, io razzolo bene, predico male, perché non avrei dovuto prendere delle misure di sicurezza che invece non ho preso, un po' per non ho voglia di fare tutto il lavoro di migrazione eccetera, un po' perché ce l'ho più o meno sempre sotto gli occhi. Poi è capitato di miei colleghi che hanno lasciato la macchina ferma 2 minuti per andare a prendere l'acqua dalla sorgente e sono tornati, hanno trovato il finestrino rotto e hanno preso il portatile, e lì non solo tutti i dati sono andati, ma non hanno potuto neanche garantire una copertura all'azienda che era, perché gli aveva fornito il portatile. Insomma, quelle sono cose che poi dopo diventano un po' pesanti, per cui soprattutto con i portatili, chi può avere accesso fisico alla macchina potenzialmente è una persona che può introdursi in maniera non autorizzata al vostro PC. Come? Ci sono delle metodologie, non c'entra niente, rimasta. Sì, c'entra, ma non era per questo talk, ho fatto un copia e incolla, mi sono dimenticato di togliere. Allora, quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell'open source rispetto al codice chiuso? Qui ve li ho riassunti. I vantaggi sono la presenza di un database mondiale di Common Vulnerabilities and Exposure, insomma CVE, dove praticamente vengono raccolti tutti i bug che vengono trovati in tempo reale, cioè nel momento in cui, adesso si è fatto tanto parlare del bug della CPU Intel, dopodiché c'è stato anche AMD e ARM, di Meltdown e di Spectre, no? In realtà quello lì è uscito a febbraio del 2017, poi ne ha fatto un gran parlare adesso perché si è messo una compagnia di Google, di ricercatori, a fare, com'è che si chiama? La Project Google, Zero. Eh? Project Zero. La Project Zero di Google, hanno voluto fare un po' di cagnara, molto probabilmente perché hanno voluto lasciare lavorare in sordina l'Intel per vedere se potevano trovare una scappatoia in breve tempo prima che la cosa diventasse troppo di dominio pubblico. Ci sono molte stranezze in queste cose, però per bene o male, essendo codice aperto, i ricercatori dal codice possono cercare molto più facilmente se ci sono delle falle, ok? E essendo che la community è estesa, la community di sviluppatori, ci sono milioni di sviluppatori di tutto il mondo che si tengono magari a fare migliorare, a rendere più stabile, a rendere più sicuro il kernel Linux piuttosto che il kernel, non dimentichiamoci anche altre realtà open source come FreeBSD eccetera, quindi ci sono milioni di persone di lavoro per correre ai ripari, per metterlo a posto e in continuo miglioramento. Infatti il discorso qual è? Molti mi dicono, ah ma sì, ma io non mica devo usare, io non sono mica un programmatore. Beh, allora neanche io sono un meccanico, però non la comprerei mai un'auto col cofano chiuso. Quella slide di prima era al posto sbagliato, al momento sbagliato, però in realtà voleva dire quello. Perché so che ho un meccanico di fiducia, piuttosto che chi può mettere le mani e trovare un guasto senza che mi facciano pagare un'enormità, perché magari devo mandare l'auto alla casa madre, alla casa costruttrice. Quindi è molto importante che sia sicuro, che sia
open source e che praticamente ci possa essere il sorgente che vede quello che fa o le eventuali trappole che nasconde. Non so se siete stati, avete visto, siete stati informati di quel bug che hanno trovato dei ricercatori sui portatili HP, driver di Windows, driver chiuso, però mi sembra un giapponese se ne sia accorto, ma dice, ma ha fatto praticamente fare, andare a capire come funziona il codice di un binario chiuso molto più difficile, perché bisogna fare backward engineering, si chiama ingegneria inversa, andare a cercare di capire cose, disassemblare il codice, fare delle simulazioni, insomma, senza avere il codice sotto mano, però si è accorto che i portatili HP, questa cosa qui che io la disabilito sempre, perché una volta che la lascio disabilitata e che la vado a toccare con le mani divento improvvisamente religioso, perché è una roba per me impestata lavorare col touchpad, però il touchpad, il driver deve semplicemente far funzionare il touchpad e far funzionare, eventualmente sentire quando metto due dita, tre dita. Io adesso l'ho disabilitato perché mettendo il KDE, questo ve lo dico, si può mettere un'opzione che, come sente un mouse esterno che può essere USB, disabilita automaticamente, anche se non avete la funzionalità da portatile di disabilitare la touchpad. Questo è molto comodo. E deve semplicemente cercare di capire se uso due dita, tre dita, se spingo i pulsanti che sarebbero i pulsanti virtuali del mouse, ma non è che deve andarmi a leggere la tastiera. Cosa c'entra? E invece quel driver lì faceva da keylogger. Sapete cos'è un keylogger? È una cosa che intercettate voi quando mettete la password per entrare nella banca, il keylogger vi legge tutti i tasti e li mette da parte, li può spedire, li può, cioè è una cosa veramente, è una vigliaccata. La capiglia, ci siamo sbagliati. Boh, non so se ci siamo sbagliati, perché mi sembra un po' inverosimile. Quindi questo vi fa capire quanto è importante avere sott'occhio qualcuno, anche se non siamo noi, che possa prendere di vista il codice e per vedere che non contenga lei delle sorprese amare. Quali sono gli svantaggi? Ci sono gli autisti che dicono, ah, molte aziende multinazionali, come, non faccio dei nomi, tanto li sapete, possono pagare degli hacker bravi, visto che hanno il codice, avendo il codice è molto più facile trovare una backdoor, un Trojan Horse, cioè un punto da dove poter passare per fare dei danni, per fare un accesso non autorizzato in certi sistemi e così via, che un codice, che un codice chiuso, perché c'è già il pronto sorgente. Allora mettono, molti dicono, ah, mettono delle persone brave. Poi quando trovano il codice fallato, che è molto facile trovare in open source, dicono alla Apple, ah, abbiamo trovato questo, quindi il codice open source non è sicuro. Perché non metti tu i suoi agenti a vedere quante insicurezze ha? Per cui c'è anche questa tesi complottistica qui. Effettivamente questo è vero, questo è il coltello dall'altra parte del manico, cioè il coltello dalla parte della lama. Se vogliamo, cioè l'open source è più sicuro perché ti dà la certezza che non contenga sorprese, però allo stesso tempo pone cioè una vulnerabilità maggiore, perché c'è gente che è capace di vedere se possono nascere dei problemi da poter oltrepassare, insomma, delle misure di sicurezza da poter scavalcare. Allora, e io questo ve lo dico dopo vi spiego perché. E adesso vediamo un attimo, lancio un'altra cosa che vi faccio vedere. Devo cambiare la modalità video. Ok, adesso mi vedete qui. Ricordiamoci dove siamo arrivati qua.
Allora, voi tutti saprete che un sistema operativo che parte da un PC, che può essere così come Linux, può essere anche Windows ha il suo bootloader. Dopo che la macchina ha avviato il computer attraverso, ha fatto il POST, che sarebbe la verifica del sistema, e il BIOS, che è la parte di sistema, diciamo, attivo della macchina, cerca di far partire il bootloader, cioè cerca il settore di boot del disco, che poi può essere di due tipi, ma adesso non mi dilungo perché non vorrei perdere in troppi tecnicismi. Ci sono un tipo di partizione MS-DOS e un tipo di partizione GPT che viene curata da un altro tipo di BIOS che fa parte del consorzio UEFI, UEFI per gli italiani, però qui stiamo andando sul complicato, che permette di scegliere se lanciare il sistema operativo o qualche altra funzione di bootloader. Cioè dice che cosa vado a caricare, è una parte di programma che si avvia e dice cosa devo caricare. Windows ce l'ha, il più delle volte è nascosto, nel senso che se non si preme F8, F9 insomma, parte subito. E Linux ce l'ha, diciamo quello che si usa già da tantissimi anni, una volta c'era il Lilo, adesso c'è il GRUB, Grand Unified Bootloader, eccetera eccetera. Qual è l'errore che spesso si fa in un computer locale di cui si vuole tenere protetto? Per esempio un portatile, il caso più... Io adesso vi farò vedere una macchina virtuale. Prendo per esempio un Ubuntu, questo, vediamo un po' se... Non so perché, ma le ultime versioni di VirtualBox partono sempre dagli snapshot. Allora, ok. Se io adesso faccio partire la macchina virtuale così com'è, cerco di centrarvi un attimo il video, lui non mi fa vedere il bootloader e parte direttamente Ubuntu, un po' come se io avessi fatto partire il portatile con Ubuntu, non mi si presentava. Perché? Perché per default Ubuntu, per esempio, imposta il timeout del GRUB a zero. Timeout il GRUB a zero significa nasconderlo, in realtà c'è, e come se c'è. Adesso faccio un restart per farvi un attimino vedere, anzi posso fare Ctrl-Alt-Del, tanto funziona, mando un Ctrl-Alt-Del. Quando c'è il timeout 0, spengendo ripetutamente durante, subito dopo il messaggio di posti, lo shift sinistro, il GRUB si blocca al prompt, cioè vi chiede di scegliere la partenza. Adesso aspetto che faccio un nuovo avvio. Ottenendolo spinto oppure tenendolo spinto ripetutamente, comunque si dovrebbe sbloccare il bootloader. No, è partito, mi ha fregato. Adesso. L'ho fatto. Queste opzioni sono le opzioni che mette di default Ubuntu nel bootloader, cioè prima parte con il sistema di default di base, con tutti i parametri impostati di base dall'installazione. Questo è un sottomenu che permette di scegliere la versione del kernel, che nel caso che ne abbiamo più di una, oppure di andare in recovery mode, una parte dove non partono i servizi di rete, non parte la grafica, e serve per recuperare una partizione eventualmente danneggiata o per andare a cambiare la password se uno sa già la password di root. Ora torniamo un attimino indietro, poi ci sono, va bene, dei test della memoria, che è possibile fare, lanciare un test della memoria installata nel sistema, in questo caso della macchina virtuale, che mi sembra gli ho dato 1 o 2 giga, non di tutto il PC, ovviamente del mio host. Molto spesso mi telefonano o dall'ufficio, una volta anche da qui, da Rimini Loop, qualcuno mi ha chiamato: "Abbiamo, com'è che si fa a sapere la password di root? Abbiamo ricevuto un computer che c'è installato Linux, però non sappiamo la password di root e non sappiamo neanche l'utente." Per esempio,
Ubuntu di default usa un meccanismo di autenticazione che non ha bisogno di impostare la password di root, non me la chiede neanche, come fanno tutte le altre distribuzioni. Perché? Perché la prima cosa che vi chiede Ubuntu è l'installazione di un utente amministrativo. Cosa vuol dire? Un utente che quando entra non viene un utente tutto per tutto, può fare solo scrivere file nella sua home directory, non può scriverli sulla root, sulla tmp, a meno che non prefissi il comando con sudo, sudo si direbbe sudo. Questa tecnica è stata inventata appunto da un po' da, cioè, esisteva già, ma è stata inventata particolarmente, cioè è stata spinta molto da Ubuntu, dopodiché hanno più o meno tutti un po' adottato questo sistema per gli utenti amministrativi, in modo tale che nel momento in cui un utente amministrativo deve fare un'operazione come root non debba inserire la password di root, ma inserisce la sua, sempre che sia stato abilitato ad operare come root, per dimostrare che è lui, che non è qualcuno che mi passa davanti la tastiera mentre io sono andato a fare pipì e cerca di mettere e cerca di lanciarmi un comando. Attenzione, per un certo tempo c'è un tempo di time out, di cache, per cui per quei 4-5 minuti di default poi si può impostare. Se io poi vado, una volta che ho dato la mia password di sudo, una volta che faccio il comando sudo, posso ancora fare sudo per 5 minuti. Ok? Dopo che non ho fatto da 5 minuti di default il comando prefissandolo con sudo, per dire lo faccio come root, allora mi richiederà la password. Per cui fate anche molta attenzione nel momento in cui di non lasciare la vostra postazione scoperta, nel momento in cui fate sudo e siete degli amministratori e non volete che altri vi vengano a rifare sudo con quello che pare loro. Allora, ritorniamo un attimo dove ero prima. Molti colleghi mi dicono: ma uno mi ha chiamato una volta, abbiamo trasferito con VM Convert da una macchina fisica a una macchina virtuale che era Linux, non sappiamo la password, non sappiamo niente, me la puoi? Poi tu conoscevi un sistema dove riuscivi a sapere la password? No, non mi interessa sapere la password, io gliela calcio via. Cioè, si arriva nel groove, potete fare e vedete là sotto, no, si vede poco. Io quando vado su in un'opzione di in un'opzione qualsiasi di groove posso fare E per modificare la riga, C per andare direttamente alla linea di comando di groove. Vi sconsiglio di andare alla linea di comando di groove perché è un pochino ostica da utilizzare. Con E cosa vado a fare? Vado a modificare le opzioni con cui viene lanciato questo comando quando io batto invio su Ubuntu. Facciamo, cosa succede con E? Non si vede niente. Ma è anche sfocato, mi sembra. Adesso io sono cecchiato. Sarebbe forse spegnere una luce. Perché adesso qui siamo anche bianco su nero, è un po' fatica. Forse un po' meglio? Adesso si vede davvero niente. Ecco. No, ma spiego, dai, tanto. Dato lo spiego. Sennò allora, qui c'è, ci sono una serie di istruzioni che vanno a definire come deve partire questo sistema operativo. Allora, guardate un po' qual è la linea che ci interessa a noi, adesso ve la leggo. La linea che interessa a noi, che è quella che poi fa il boot in Linux, è questa qui. Linux, poi c'è il percorso del kernel, che è la prima cosa che lui deve andare a caricare, è il kernel, barra boot, barra vm Linux, sapendo qual è il disco, perché lui ha la mappa dei dischi, il bootloader, dice, ah, il disco 0, so dove andare a prendere quella partizione. Da lì vado in barra boot barra vm Linux e quello fa partire il kernel. Poi cosa succede dopo che ha caricato il kernel? Eventualmente nel kernel ci sono, diciamo, tutti i driver essenziali in maniera monolitica, cioè conglobati dentro il kernel, i minimi di base che possono servire. Dopo, per abilitare altre periferiche, viene lanciato un altro modulo che si chiama initRD, che ha tutte le varie funzionalità per riconoscere la vostra scheda video, per riconoscere la vostra scheda grafica e via dicendo, la scheda audio, la vostra scheda di rete, sia che proprietaria o libera che sia,
e poi dice root uguale e c'è un identificativo, è l'identificativo che individua qual è il file system di root, cioè quello che deve, su cui poi deve andare a leggere per caricare il sistema operativo. E poi ci sono un'altra serie di parametri che in questo momento non ci interessano, read only, quiet, splash, boot and off, adesso questi non ci interessano. Poi che cosa fa una volta che parte da sa qual è il sistema di root? Carica il sistema che c'è sulla root, quindi avrà la sua etc, la usrbin. Lui lancia un processo, che è un processo importantissimo, che si chiama init. Se voi una volta partiti con Linux e fate un ps -f, vedete che c'è un processo 1. Negli ultimi anni non è più init, a parte i puristi, perché c'è una cosa che si chiama systemd, ma lui di default cerca sempre usrsbin init quando parte. In realtà nei sistemi più recenti appunto è un link simbolico a systemd, che è un servizio che si occupa di andare a tirare su tutti i servizi anche in multiconcorrenza, cioè anche in parallelo, e a verificare le dipendenze, nel senso che se lui deve abilitare un protocollo LDAP che deve andarmi a fare delle ricerche di rete, sa che prima come priorità deve almeno avere abilitato la rete e vedere che la rete sia funzionante, che possa uscire, ok? Limite è la stessa cosa, un po' vecchio, ci sono i puristi perché il systemd è tanto amato, tanto odiato, adesso non vi sto a raccontare tutta la storia, ma è secondo me un valido sistema perché doveva essere svecchiato qualcosa. Il problema è che è uscito un po' troppo presto e allora ha fatto un pochino di danni, però diciamo che comunque sia il sistema va a cercare init, che è il padre di tutti i processi. Allora se io gli dico, se non c'è scritto niente, init uguale vuol dire che va a prendere quello di default, quello definito in usrsbin init. Se io adesso faccio cancello tutto fino al disco e gli dico init uguale, devo solo cercarlo perché la tastiera qui ancora lui non ha caricato la tastiera italiana, per cui devo andare con la tastiera americana, barra che è il mio, barra bin barra bash. In questo momento, in questo modo io gli dico, dopo un piccolo disclaimer, questo io lo devo raccontare per puro diritto didattico e di cronaca, però non sono responsabile di licenziamenti, nel senso che potete fare gli sburoni col vostro capo a dire, ah, visto che hacker che sono, gli ho tolto la password di root a un sistema, però insomma se lo dovete fare per provare lo andate su server di produzioni così esistenti, perché questo qui cambia la password di root, poi ne ha bisogno di un altro che è un vero sistemista, si caccia. Quindi usatelo un attimino con parsimonia, però è bene che sappiate come si può fare. Lui in questo caso che cosa fa? Lui dice, una volta che io ho caricato il sistema operativo, linitrd, che sono partito da root, come sistema padre dei processi non carico più init, carico la bash, che mi fa cadere in una shell di root, perché è ancora root il kernel, ok? Infatti io adesso faccio per applicare le modifiche che ho fatto alla definizione di questa linea di group, devo fare F10 o Ctrl+X. Faccio F10 e praticamente parto, lui fa tutto il suo boot fino dove dovrebbe andare a lanciare l'init e invece casco su una shell di root. A questo punto cosa faccio? Root? Che root? Vabbè, ogni tanto vengono fuori dei messaggi di log, questo è normale perché sono la console numero 1, se devono venire dei warning, degli errori di log mi vengono qui. Cosa faccio? Passqd root, è giusto? Non mi dice niente nessuno, è giusto? Metto la password, che password gli mettiamo? Pippo 1, qualcosa che ci ricordiamo. Chiaro che queste macchine virtuali le tengo per fare i corsi, poi dopo anche. Secondo voi va? No, non va. Infatti adesso ci metto un po', ma della token error o qualcosa del genere, perché vi spiego anche perché. Infatti authentication token manipulation error. Perché? Perché quando lui carica il file system di root, lo carica in read only
E Init, che poi quando va a alzare tutti i servizi dice, boh, adesso sono abbastanza sicuro, adesso chi entra gli creo una, cioè un ambiente in cui può anche scrivere. Root può scrivere, il kernel può scrivere, salvo altri servizi molto un po' più complessi che usano un tipo di controllo di accesso diverso che si chiama Selinux, lo accenneremo soltanto perché è una materia un po' pesante. E devo, cosa devo fare prima? Devo fare un mount meno o pa, pa, pa. Bello. Mount meno o vuol dire le opzioni di mount, gli dico di fare il remount in read write della root. Lui sa già qual è la root perché ce l'ha definita nella sua fstab, nella sua file system table, ok? In questo caso dice remount, questo ops error remount non mi deve spaventare, vuol dire che lui come opzioni dice io ho fatto il remount in lettura scrittura, però in caso di errore di file system, che può essere un errore di un cilindro, di una traccia, di lettura, rimonto e ridonli per non fare danni, perché come voi sapete le scritture non vengono fatte istantaneamente, vengono cacciate, quindi fare delle scritture quando c'è qualcosa che non va, in cui ancora noi possiamo spegnere il sistema, ancora lui non ha scritto niente, può essere pericoloso dal punto di vista del funzionamento. A questo punto sì che posso fare passwd root, non c'è bisogno di fare root perché è solo root, però è, lo faccio per abitudine, pippo 1, pippo 1, posso mettere anche la password di un carattere per sinceramente, nel senso che non è che mi fa controlli, se sono un utente normale mi dice sì, guarda che devi almeno adeguarti ad un profilo di sicurezza che è quello di 8 caratteri, eccetera, eccetera. E vedete, password, password update successfully, ok? Quindi successivamente, adesso gli abbiamo messo pippo 1. Cosa faccio? Reboot? No, perché lui non sa più che pesci pigliare, perché io non ho fatto partire un init che ha collegato tutta una serie di servizi che deve lanciare quando faccio reboot. No, non ce l'ha. Neanche se faccio shutdown, non lo faccio neanche. Se faccio exit, che cosa succede? Arriva il log. Voglio vedere se qualcuno ci arriva. Giusto anche un po' per capire il livello, se della conoscenza un po' delle basi di Linux. Non vi offendete, no? È solo per tastare un attimino il terreno, per sapere poi di che cosa devo parlare dopo. Esce come utente, no? Entrano. Magari. Fa un login, no? Rifà il login. Ti dà un bel kernel panic. E sai perché? Perché lui non sa più dove andare. Perché è vero che tu dici esce ma dove va? Non è come quando c'ho il sistema lanciato che init lancia la bash, poi exit, init sa che deve rilanciare la procedura di login, lui non sa più dove andare. Si può ricaricare? Come? Si può ricaricare se cambi, no, la stringa che hai modificato prima si può riscrivere per far ripartire tutto normalmente. Ah sì sì sì, tutte le volte che si vuole, però adesso cioè non è che è andato a modificare il group, l'ho modificato solo per questa sessione, dopo il group ritorna come era prima, cioè no, io ho editato solo questa sessione, non sono andato a modificare il group. Adesso vedremo come modificare il group per fare in modo che questo non si possa fare, okay. Allora io ho fatto una cosa, la password non l'hai modificata, no, l'ha cambiata, no la password sì, no, io pensavo che dicessi il group, la linea del group con init uguale barabim barabash, questa l'ha preso solo per questa sessione, la password l'ha salvata nel suo hash, nel suo etc shadow. E se riavvii il pc invece? Cosa? Adesso lo vediamo. Allora innanzitutto devo dirvi una cosa, perché un attimino che controllo. Ci stiamo ancora? Ancora ci stiamo. Dove bisogna andare? Dobbiamo uscire dalla base, dai. Tanto sono cose abbastanza complicate queste. Cioè per me andrei più sul fatto. Va bene. Adesso comunque sia. Sono cose belle, però. Allora, il discorso è, io ho fatto una cosa un po' impunemente, nel senso avrei dovuto fare un sync per permettere al disco di scaricare quello che aveva scritto, perché gli ho causato un'interruzione violenta. Adesso con questi qui che sono file system X3 giornalizzati, non è che
ci siano molti rischi, però si possono perdere degli i-node, si possono perdere alcune informazioni, quindi è meglio non farlo. Io adesso l'ho fatto perché tanto questa è una macchina di prova, però era meglio fare un sync-sync e poi semmai fare un riavvio da qua con control-alt-delete, perché non chiama i servizi di sistema, chiama un segnale che è diverso, allora poteva riuscire a fare il riavvio. Adesso l'ho fatto solo per farvi vedere per diritto di cronaca, insomma. Ah, questo non, naturalmente non funziona, devo fare un reset. Adesso parto normalmente e vi dimostro che abbiamo la posta di root cambiata e possiamo poi fare quello che ci pare, cancellare gli utenti, rifarli. Cioè. A volte sembra più che un PC, un portatile sembra un drone a volte, quando gli tiro un po' il processore le ventole si cominciano a ruggire. Ecco, adesso parte con l'ultima risoluzione che io vado, siccome generalmente dalle interfacce grafiche sono configurate e poi si può cambiare per non entrare come root, proprio per evitare che il root utilizzi delle interfacce grafiche, vado contro F2 in una sessione di testo, root, pippo 1. Adesso un attimino, così, boh, sono dietro. Bravo! Adesso spengo questa macchina regolarmente, adesso sa spegnersi. Basta, nel senso che ho un portatile che parte con Linux. Aspettate, come faccio ad evitarlo? Innanzitutto il GRUB. Faccio in questo modo, la devo rilanciare tanto. Posso mettere una password nel GRUB, però attenzione, bisogna distinguere due fasi. La password che comunque mi ferma al boot. Adesso puoi riaccendere un attimino la luce che mi può servire. Dov'è l'interruttore? Ah, grazie. Dicevo, si può mettere la password sul GRUB in due modalità. Uno è quella che mi chiede comunque la password anche per partire con l'opzione di default, cioè deve partire Ubuntu, mi chiede la password per partire, me la chiede il bootloader, me la chiede il GRUB. L'altra, che invece chiunque può far partire il sistema e può partire anche da solo, perché nella prima modalità non può partire da solo, se un server che mi deve ripartire perché mi va via la corrente, non sono in caso, deve ripartire, se mi metto la password per fare il boot rimane lì e non parte, no? L'altra invece che mi evita di fare quella cosa che ho fatto prima, cioè di andare nelle opzioni da amministratore, di cambiare, di andare in un sottomenu, di fare edit della linea di comando. Come fare? Semplicemente si fa così. Ah, no, sono andato in quella del mio anziché. F1. Ok. Adesso che sappiamo il password di root siamo tutti più felici. Sì, allora sono andato nella directory etc group D, dove ci sono dei file che definiscono la configurazione del GRUB una volta che si lancia il GRUB update, che è il comando per rigenerare il bootloader, ok? Poi lancio un comando che si chiama GRUB MK passwd pb
KDF2, che è una parola che vuol dire Password Based Key Definition Function 2, è un metodo di hash, SHA-256, un metodo di crittografia abbastanza forte, che è la stessa che usa anche la crittografia dei file system. E gli dico, gli devo dare una password, qui non mi ricordo, sì, inserire la password. Scrivo Pippo 2, e inserirla Pippo 2. A questo punto lui mi dice l'hash pbkdf2 della password è grub.pbkf2.sha512.10.000 più tutta una serie di stringa infinita. Io da grub in avanti prendo tutto, adesso qui non riesco a copiarla, accidenti, lo devo rifare e lo faccio, ah, sono già dentro il coso, sono già dentro, allora lo faccio dentro il 40 custom, faccio maggiore maggiore, poi vi spiego perché maggiore maggiore, ha un file dove devo andarla a mettere questa password qui, anzi maggiore maggiore t, così la vado direttamente a scrivere dentro. Comunque se poi siete da un terminale il problema non c'è perché si fa copia e incolla, io adesso qui non l'ho abilitato per farlo. Int meno a, così lo vediamo. Pippo 2 abbiamo detto, no? Ok, l'hash della password è... non è detto che sia la stessa di prima, perché poi dopo queste sono chiavi SHA, possono cambiare ogni volta. Adesso vado dentro il file 40, allora ne visualizzo due di file, uno, il più importante è il 40 custom e poi il 10 Linux, li visualizzo tutti e due e poi vi spiegherò perché. Allora, nel 40 custom io metto dopo, prima di, dunque questa la devo lasciare per ultima, un attimo solo, devo inserire questa qui, questa la devo portare su. Poi semplicemente vengo a dire set super user uguale root. Dico come si chiama il super user per sapere qual è l'amministratore, quello che deve poter entrare nelle voci di menu. E poi password underscore, qui devo stare attento a non sbagliare, pbkdf2 root, cioè dell'utente root, e poi mi copio questa stringona qua a partire dal grub, dovrebbe essere a posto. Allora, questo adesso quando lanciamo il comando per ricreare il boot sector si mette la password sempre, anche per lanciarlo. Per evitare invece che venga lanciata durante la voce di menu di default, semplicemente andiamo nell'altro file e all'altezza della voce della menu entry di riferimento, prima di dove c'è il dollaro class, metto in queste voci, metto meno meno unrestricted, unrestricted. In questo caso gli dico la voce di menu principale non ha restrizioni, quindi possono entrare tutti. Se invece vado a editare il menu, devo mettere la password che viene crittografata. Attenzione, in questo file qua dove ho messo password, root, tutto lo stringone, si può mettere anche semplicemente password
root e la password in chiaro, però non è bello perché una volta che uno ha l'accesso può andare a leggere questo file anche se è un utente normale e quindi vede la password in chiaro che usa il bootloader. Invece in questo modo è crittografata, non può saperlo perché il nostro icona è da 512 byte, quindi no. E la password underscore pdkdf2. A questo punto creo, esco salvando e lancio group update o group new update o update group o group 2. Lui si ricostruisce in questo caso l'impostazione group timeout, mi dice non è più supportato. Ah, mi ha dato un errore in password. Mi ha fatto non farlo. Ok, adesso dovrebbe aver fatto. Riproviamo di avviare il PC. Mi è partito. Beh, comunque il fatto che mi è partito vuol dire che praticamente l'utente normale o il riavvio della macchina funziona. Non mi deve chiedere la password. Se non avessi, cioè, se gli avessi messo la password senza mettergli la restrictor, mi avrebbe fermato anche il boot, anche il boot normale. E quindi questo sistema si fa se un PC deve poter ripartire anche senza l'utente davanti, mentre in un portatile posso evitare di mettere la restrictor. Sai che mi si è incartata un po' la macchina virtuale. Facciamo un reset. Ok. Adesso invece simulo per la stessa macchina il voler cambiare un'opzione di menu. Mi è andato, ho sbagliato qualcosa. Benissimo, allora lo faccio vedere con un'altra macchina dove l'ho fatto, funziona bene, adesso qui ho sbagliato qualcosa, vedete che c'è una macchina dove l'ho fatto. Va bene. Sì. Comunque se vuoi sfidiamo. Se vuoi sfidiamo. No, adesso no, vogliamo vedere che non so se. Ok. Comunque si può fare anche con Windows la stessa cosa. Sì, cambiare l'utente amministratore, cioè, questo qui per esempio è un Debian. Ecco, se qui cerco di andare a editare un'opzione del group o di cambiare o di chiamare un sottomenu, mi chiede utente, adesso non so se mi ricordo la password, a meno che non abbia scritto qualcosa qua nelle descrizioni, perché questo no. Ma va, proviamo con la mia. No, perché non mi ha fatto passare. Beh, comunque protegge, nel senso che se sbaglio la password mi ritorna lì e mi dice tutto il più puoi fare il boot normale del sistema operativo senza andare. Può bastare? Sì. No signore che non può bastare, perché
perché io se vengo qui e ho il BIOS libero, metto una chiavetta e faccio partire il groove da una chiavetta, oppure faccio partire una live da CD, poi posso andarmi a vedere il disco, non c'è nessuna protezione a livello di disco. Quindi cos'altro possiamo fare? Vediamo le altre possibilità, adesso spiego un attimo brutalmente questa macchina. Facciamo una pausa? 5 minuti però, perché dopo vorrei finire un quarto d'ora. 5 minuti? Ok. 5 minuti di pausa. Una pausa vero? Sì, non di BIOS UEFI, perché gli elettori sono un po' più complicati, ci vorrebbe la keystroke del sistema operativo, lasciamo perdere, perché fra l'altro la conosco poco bene anch'io. So installare un Linux e un BIOS UEFI, creare il suo firmware finto, eccetera, tutto quanto, ma parliamo di BIOS Legacy, cioè del BIOS che avete tutti quando potete partire, c'è chi con l'F2 e chi con l'ESC, potete entrare nel BIOS. Se io sono in grado di farlo, entrare in un sistema dove c'è il BIOS aperto, posso cambiare la priorità di boot, quindi dirgli non partire dal disco ma parti dal CD-ROM, parti dalla chiavetta, per cui se metto una chiavetta con un'immagine live di un Linux, parto dall'immagine live di un Linux, mi monto il disco interno che so che non è crittografato e si posso fare quello che voglio, perché io posso root della mia live e vado sul disco. Quindi come impedire questo? Un altro modo per... poi adesso è uscita un'altra notizia di insecurity, che Intel dopo Meltdown Spectre ci sarebbe un altro bug grave, anche questo perché ha l'accesso fisico alla macchina, che può scavalcare anche quello che vi sto dicendo ora, per cui tutte queste parole sono buone per cercare di rendere la vita meno facile possibile. Dico, perché ho avuto bisogno tempo fa che... Però io perlomeno in schede madre vecchie l'avevo resettato, comunque avevo... Fatti ci arrivo. Allora, qui ci sono due password, che sono le password quelle da impostare per mettere una password in avvio. Se io metto la user password, mi si ferma anche se devo fare un avvio regolare. Quindi mi si ferma sempre. Se metto invece setup administrator password, se io faccio un avvio regolare senza cercare di entrare nel BIOS, lui va avanti dritto e fa il boot del mio sistema operativo passando dal bootloader, il group, secondo che la password o no, a parte. Però se tento di entrare nel BIOS o cambiare la priorità di boot, mi chiede la password, e la password è quella che imposto qua, set administrator password. HD password status è un'altra cosa che vi sconsiglio di usare, perché non l'ho mai usata ma ne ho lette di peste corna. Praticamente andrebbe a mettere una password nel firmware del disco, peccato che non garantisce nessuna sicurezza, perché se io metto il disco in un'altra macchina che non ha, in un altro portatile che magari non ha questo tipo di protezione, c'è caso o che parta lo stesso senza fermare, oppure che non parta per niente e non riesco proprio più ad autorizzare il disco. Quindi ne ho letto di peste corna di gente che non è riuscita neanche più a ripartire con quel sistema lì, perché va proprio a scrivere nella memoria, diciamo, volatile del firmware, così del disco, che tanto volatile non è, perché dopo togliere quello è più difficile. E poi non garantisce nessuna protezione, appunto perché ci sono sistemi in cui io posso andare a leggere ugualmente il disco, anche se parto da una live o da una chiavetta. Quindi questo qui, diciamo che se io metto la password come setup administrator password e la password del BIOS come ho messo prima, abbiamo già un livello di protezione sicuro? No, perché chi ha l'accesso fisico comunque al computer e anche un cacciavite può prima di tutto smontare il disco, metterlo su un altro PC e fare quello che vuole. Oppure può trovare uno di quei, diciamo così, cavalli di Troia dati dai bug di processori come l'Intel AMT, che è venuto fuori da qualche giorno, della Active Management Technology, che se uno ha accesso al BIOS e ha la password qui, va in un'altra impostazione del BIOS UEFI, mette una password là e scavalca tutte queste. Quindi il problema è risolto, quindi non è ancora una soluzione
diciamo, diamo qualche difficoltà in più fino a che non lo becchiamo noi con le mani nel sacco, dice oh cosa fai, capito? Cioè non mettervi le mani, cioè se però mi portano via il portatile, il mio disco lo possono leggere tutti. Questo è quello che avevo spiegato prima facendovi la demo, e da qui ho capito cosa avevo sbagliato, perché dovevo mettere sotto quelle tre righe, in questo caso qui, perché c'era un'esecuzione, comunque questo infatti che è quello che funziona bene della macchina che vi ho fatto vedere, che non riesco a fare partire, che non mi ricordo la password. E questo cos'è? Ah sì, questo è l'update dopo che ho fatto le modifiche ai file del bootloader per far ricreare il bootloader, quello che ho fatto praticamente prima. Oh, la cosa forse più sicura, peccato che non si possa sempre usare, dopo vi dirò perché, è fare il file system crittografato. Molti, quasi tutte le distribuzioni vi propongono durante l'installazione, questa è l'installazione per esempio di una Fedora Workstation, casa Red Hat, ha un programma di installazione grafico molto intuitivo che si chiama Anaconda. Quando io seleziono il disco, posso dire qua sotto encrypt my data. In questo caso qui, lui, una volta fatta la partizione, qui vi faccio, adesso ve lo salto questa parte, vi faccio vedere che sbaglio per farvi capire che io comunque, se faccio la partizione crittografata, almeno una file system di boot la devo avere non crittografata, perché altrimenti il sistema non parte, perché lui deve andare a prendere il kernel non crittografato, poi caricare i moduli per fare la crittografia. Quindi qui avevo volutamente sbagliato, perché dice il file di boot non può essere di tipo Lux DMCrypt, che è l'algoritmo che usa per cifrare il disco, e poi il tuo spazio è meno di 767 mega, e è raccomandato usare di più perché avevo detto di avere, mi sembra, 1 giga. Invece poi con la partizione di boot io sono riuscito a mettere la crittografia sulla partizione di root, cioè quella che poi lui carica tutto il sistema operativo, di, in questo caso un disco piccolo di 7 giga e 2, una macchina virtuale. Proseguendo, visto che ho chiesto la crittografia, mi chiede, ah no, questo è ancora, no, me lo chiede dopo, se non me l'ha già chiesto, me lo chiede dopo. Questa è la richiesta dell'utente, di un utente, chiedere anche se questo utente amministratore, vuol dire che l'ho preimposta con la possibilità di fare sudo per dare dei comandi amministrativi. Ecco, questo una volta il disco che gli ho installato la partizione di, adesso non si vista la schermata dove mi richiede la password della crittografia del disco, da qualche parte c'è, ecco, scusate, qua sotto S4 root, questa è la frase segreta che ho usato. Quando avvio la macchina mi chiede la password per Lux, quello è l'identificativo del disco, non fatevi spaventare dal numerone. Appena do la password corretta, il sistema si carica e mi arriva al prompt o alla grafica, quello che è. Attenzione a due cose: questo è effettivamente un sistema che ci dà estrema sicurezza, perché anche se vi rubano il portatile, almeno i vostri dati non ci accedono. Su questo posso essere sicuro. Mentre purtroppo con la falla grave di Intel, una delle tante uscite ultimamente, addirittura possono bypassare BitLocker, che è la crittografia standard di Windows. Questa non è la crittografia di Windows, che si basa sulle password del BIOS, UEFI, eccetera. Questa è una crittografia sua. Lui prima praticamente scrive dei numeri casuali su tutto il disco di cui deve fare la partizione crittografata, perché questi dati casuali li va a interpolare con la password che voi scegliete nel momento dell'installazione, e creando poi un hash che lui è in grado di ricodificare al contrario quando fate il boot del sistema operativo. Cioè l'unica probabilità che ha un eventuale attacker di accedere è quando voi già ci siete dentro, perché magari avete abilitato il servizio SSH. In quel caso lì c'è il kernel che già sta facendo il lavoro di crittografia, decrittografia per farvi vedere il file system, anche un altro utente che entra in quel momento lo può vedere. Però io quando ho il computer spento, prima di riaccenderlo, non me lo vede nessuno. È un'unità crittografata in SHA-512 che
Poi, ripeto, la retorica di prima, tutto è possibile, forché ero gravido, diceva un mio professore, nel senso che se trovano poi una magagna, un bug nell'algoritmo di SHA per cui si può andare a determinare la chiave partendo da una crittografia, se volete stare 200 anni a calcolare come entrare nel mio disco, fate pure, però cioè, le possibilità ci sono, insomma. Allora, questo è la stessa cosa di Debian, con l'installer di Debian che può essere o grafico o interfaccia caratteri. Non cambia nulla perché le cose sono le stesse, quello grafico è più comodo perché potete usare il mouse. L'unica differenza tra, infatti questa qui è la parte testuale dove devo scegliere il device da cifrare, l'unica cosa che in fase di installazione, in fase di post-installazione, se voi volete crearvi un altro sistema, ne parleremo la prossima volta velocemente su questo tipo di crittografia qui che è molto sicuro, non c'è nessun problema, nel senso che il disco voi potete farlo di quel tipo che volete, cioè create le partizioni di un disco normalmente, una volta che avete la partizione di questo qui, creo c'è un crypt setup open format eccetera, gli si dà una preparazione e può essere anche di tipo ext4. Non so perché in Debian io non sono mai riuscito a farlo ext4, cioè se io gli do in fase di installazione la crittografia del file system, lui vuole creare un LVM che è una gestione una gestione particolare del disco, logica volume manager, che è molto bello perché è scalabile, si possono ridimensionare i volumi, si possono partizionare molto più facilmente. Però io potrei essere libero anche di mettere il file system, una volta che ho creato la partizione crittografata, oppure posso fare la partizione crittografata e poi installarmi il file system. Questo da qua, dall'installazione, non posso crearlo, se lo voglio fare di root lo devo fare dalla fase di installazione, ma devono essere degli LVM. Questa è l'unica limitazione che ho trovato in un'installazione Debian. Ubuntu non lo so perché non ho provato a fare la crittografia, può darsi che lì magari abbiano messo a posto perché c'è un installer diverso. Comunque anche qui infatti vedete che lui mi ha creato praticamente del mio disco che ho creato di una decina di giga, adesso non mi ricordo, comunque lui ha creato un volume cifrato, su questo volume cifrato ha creato un gruppo in cui c'è andato a creare root come partizione e la swap, cioè praticamente lui ha voluto mettere anche la memoria di swap come memoria crittografata. Questo dà maggiore sicurezza perché la swap, sapete, sono dei dati di memoria, che quando non basta più la memoria lui va a occupare anche delle aree di disco che per usarla simulandola come memoria. Usando la crittografata, devo essere sincero, non mi piace molto, perché è vero che a parte che la swap, una volta che si spegne la macchina, generalmente viene azzerata e viene svuotata, anche se dovesse rimanere lì, la swap quando mi deve lavorare già è lenta, perché anziché essere memoria e disco, quindi è molto più lenta andare a scrivere molte informazioni su un disco piuttosto che della memoria RAM. In più deve anche fare la crittografia, vabbè che non sono algoritmi per dire, per un iCore sono delle funzioni ridicole, no? Sono degli algoritmi che lui fa la velocità della luce, però è sempre quell'opzione in più che dà un maggiore rallentamento, quindi c'è i pro e i contro, non la vedo una grossa furbata, perché adesso andare anche a crittografare lo swap è forse un eccesso di zelo. Poi, come dico io molto spesso, da tenere a mente queste cose, va bene la sicurezza, va bene la privacy, ma non siamo paranoici, nel senso che il rischio qual è? È quello di eccedere, di scavare le fosse per gli orsi e poi caderci dentro a piedi pari. Per dire, noi poi di Selinux, che me ne parlerò dopo, noi sistemisti ci sta un po' antipatica, perché ci dà molti inconvenienti durante il nostro lavoro, dobbiamo intervenire, dobbiamo cambiare le directory, se cambiamo le directory di installazione, le document root dei web server, insomma dobbiamo intervenire diverse volte, dargli i permessi
un server di un ambiente dove ha già un livello di isolamento molto buono, per cui non andiamo a mettere sicurezza sulla sicurezza sulla sicurezza sulla sicurezza. Poi c'è una battuta degli indiani che non me la ricordo più: tu fai muri, muri, su, muri dopo muri e poi ti arrivano da dietro. Cioè è così, per cui la sicurezza va bene, ma senza esagerare. Così come mettere la swap in un disco crittografato mi sembra una cosa eccessiva, anche se un bravo hacker può andare anche a leggere i dati che sono passati dalla swap se ancora non sono stati puliti. Va bene, anche qui fa vedere che funziona alla stessa maniera, dà qualche messaggio di warning in più, però arriva a chiedermi la password, arriva a chiedermi la password del volume crittografato. Se non la do corretta mi rimane, me la richiede per un certo numero di volte, perché si autosospende per un 5 minuti mi pare, e se non la do corretta prosegue al boot e arriva al prompt. Ecco l'ultima possibilità che vedremo stasera: cifrare la cartella personale. Questa è una soluzione, diciamo, leggera, che consente di installare un sistema operativo senza crittografia in chiaro. Però nel momento in cui io, l'utente Gabo in questo caso, quando entra vede tutta la sua directory, ci può andare a scrivere dentro, può modificare i file, può fare tutto quello che vuole. Nel momento che esce a login, teoricamente, poi vi spiego perché teoricamente, perché ci sono dei bug ancora abbastanza evidenti, e lui dovrebbe andare a smontare quella parte che va a crittografare per permettermi di lavorare, e anche se root mi entra nella mia home directory non vede niente, vede dei riferimenti ai link simbolici, a dei file che sono completamente caotici, quindi perché sono tutti crittografati con password. Allora, qui vi faccio l'esempio: prima dell'accesso del Gabo, root è entrato nella mia home directory. Home va a fare una visualizzazione di Gabo, vede solo che c'è un link simbolico che punta a un'altra directory di dati, dove se io vado a vedere dentro vedo solo della porcheria e non vede nient'altro, ok? Nel momento in cui, ecco qui, Gabo è entrato nella shell grafica e ha scritto appunti segreti.txt. Caro diario, the first believe is upcoming Linux Mint 10, eccetera, eccetera. Ho scritto due boiate e ho salvato. Però mentre sono dentro, se root va a vedere nella mia home, vede tutti i miei file, perché in quel momento ci sto lavorando io. E quindi il sistema mi deve fare lavorare, ha montato la home directory è finta, in realtà i file sono da un'altra parte, lui l'ha montata nella mia directory e mi fa lavorare lì dentro, sta crittografando. Però un utente può venire dentro e vedere tutti i miei file, e root può fare cat di appunti segreti, che cat è il comando come il type DOS, cioè che fa vedere il contenuto, mi può vedere i file se il file è chiaro. Quindi non basta anche la home directory crittografata, perché mentre voi state lavorando non è niente crittografato. Gli altri utenti, se non avete i permessi a posto, oppure root o qualche amministratore può sempre entrarvi a guardare le cose. Quindi tenete quello che deve rimanere segreto e personale il più personale possibile. Ma non solo, qua c'è una nota abbastanza... perlomeno questo l'ho constatato in Linux Mint e anche in Ubuntu 16.04. Se io faccio un accesso da terminale, cioè l'accesso utente dalla linea di comando, come Gabo, e poi esco, se da quel momento lì in avanti ritorna root a vedermi la home directory, la vede come prima, cioè non vede niente, ok? Non vede i miei file, perché il sistema smonta correttamente quella della mia home directory crittografata nel momento in cui esco. Primo problema: in Linux Mint 18.3, quando io esco dalla GUI, probabilmente perché X, che è il processo che regola l'accesso grafico eccetera, non mi stacca la home directory, quindi io esco regolarmente, l'utente è terminato, non ho più processi di Gabo perché sono quello nel sistema. Però purtroppo root può entrare e vedere ancora i miei file in chiaro.
Questo è un grosso problema. Altro grosso problema che anche da linea di comando, se l'utente root mi entra nella mia home directory e si piazza lì e non esce, io esco dalla home directory, il sistema non può smontare perché la home directory è occupata da root e quindi è un'altra falla di sicurezza. Quindi attenzione all'home dir, sì, è una misura ma non tanto sicura. Qui vi ho fatto una tabella riepilogativa, penso più chiara possibile, delle varie possibilità che abbiamo visto adesso, riassumendo quali sono adatti per un PC dove c'è l'interazione dell'utente, dove c'è fisicamente l'utente che lo accende come un portatile, ma lo accendo io, non è che si deve accendere da solo, e quelli invece dove i PC devono essere sempre accesi o devono poter ripartire da soli. Può essere anche a uso domestico, per esempio un media server che voglio tenere sempre acceso anche quando non ci sono in casa, per poter, oppure un piccolo cloud personale che quando c'è un calo di corrente oppure quando fa degli aggiornamenti di sistema vorrei che il sistema riparta senza chiedermi delle password di crittografia. Allora, quali sono? Chiaramente quelli della BIOS password come utente, cioè quella che mi chiede la password anche per partire normalmente, non va bene per quei PC che devono sempre stare accesi o devono accedersi da sola. Mentre va bene la BIOS administrator password, perché viene chiesta la password soltanto se io cerco di entrare nel BIOS come amministratore per cambiare qualcosa, procedura di avvio, USB disabilitare, cose di questo tipo, o cambiare l'ordine di priorità di boot. Group administrator user password non va bene se mi chiede la password anche per partire normalmente come utente comune, come, diciamo, come linea di partenza di default. Va bene per entrambi i casi il group, che con la password unrestricted per il boot normale, ma con la richiesta della password se voglio entrare a modificare qualche menu entry del bootloader. Encrypted file system, gli ho messo una stellina d'oro. Perché gli ho messo una stellina d'oro? Perché è il più sicuro. Questo è, secondo me, è tra tutti quello che ci dà maggior sicurezza, perché ok, è già brutto quando ti fregano un portatile o ti portano via un PC, ok? Però almeno non ti possono, è molto difficile che entrino in un file system crittografato. Le crypto DOM va bene per tutti e due, ma detto tra loro è un po' una minchiata. Non si è sentito bene. Non si è sentito bene. Ma perché dici una minchiata? Per i motivi che avevo detto prima, perché non è molto semplice. Ma se lo usi su un portatile, non hai altri utenti? Allora, se io lo uso su un portatile e io sono, anche se l'accendo il portatile sono fuori, oppure se mi prendono l'hard disk, effettivamente non mi possono entrare nella mia home directory. Però il fatto che io nel mio portatile ho servizi di SSH, mi possono entrare, lo faccio delle utenze anche nel mio lavoro. Se mi entrano mentre lavoro, vedono tutto ciò che ho fatto, ma non solo. Se io riavvio in uno stato corretta del mio file system, mi si può, cioè, perché lui non riesce correttamente a smontare la file system. Comunque, dici che se accedi, stacca la corrente, si spegne di botto, il file system resta montato. No, il file system non resta montato quando riaccendo. Se io non entro con Gabo, la mia directory è bella crittografata. No, da questo punto qui di vista qui, fino a che io non entro con Gabo, cioè con l'utente normale, la mia directory che ti dovrei fare, il resto del sistema è chiaro. Bene. Però sì, è chiaro, no? Se voglio mettere, per esempio, se ho una home limitata, tengo soltanto le mie cose crittografate. Però il resto è per dire database di sistema, quelli lì sono tutti visibili. Ok? Come livello di file personali, una volta che ancora non ho avuto l'accesso, la sicurezza è garantita. La micchiata è quella che ti dicevo prima, cioè io esco, vorrei che la mia directory fosse smontata, non ancora invisibile. Ma lo fa soltanto su Linux Mint,
Ma non posso garantire che non lo faccia anche sugli altri, perché X è di X lì il problema, non è tanto del sistema che non permette di smontare. No. Il problema qual è? Mi ricordo com'è Davide. Davide. Il problema è che se, mentre io sono dentro, Ruth mi fa la copia dalla mia home directory da qualche altra parte. È un portatile, cioè non è un accesso di altri. Sì, no, vabbè. No, cioè, dal punto di vista lì sono d'accordo. Con un server ok, non ha senso, ma un portatile per... Cioè, se te lo fregano, la sicurezza c'è. Sì, diciamo che sei stato più coerente te, quello che avevo detto prima, di non essere troppo paranoici, che io in questo caso. Ah, perché, okay. No, perché io sono abituato a lavorare in un ambiente dove, è vero, il portatile... Dove lascio il portatile lì acceso. Vabbè, ma forse perché allora... io parto con quella mentalità lì, però io, perché io quando vado... Acceso in... non protetto. Eh? Se lo lassi lì acceso... Ti loghi. No, ma anche se fosse protetto, una volta che entro, anche se esco come utente, fino a che non faccio il riavvio della macchina, io sono esposto. È per quello che mi convince l'audir. Però fino a che io non entro, sono d'accordo con te sul fatto che fino a che io non entro come utente, o se entro solo dalla parte, solo che chi è che lavora così oggi, scusa, ti faccio vedere. No, ho sbagliato. Cos'è che ho fatto un cazzo? No, ok, comunque quello che secondo me è giusto, questo qua è un ricordo di sicurezza. Chi è che lavora così oggi quando hai un desktop grafico, non un server? Il server lavoriamo tutti via SSH a linea di comando col prompt di Linux, no? Però, perché quando lavoro così la sicurezza è garantita. Io entro come gravo, quando esco è tutto di nuovo crittografato. Con X no, abbiamo visto. Almeno sono sicuro che si verifica in Mint 18.2 e in Ubuntu, e bisogna controllare anche da altre parti, ma per me è un problema di X, non è un problema di... della distribuzione. Scusi, invece crittografando l'intero disco, sai dire qual è proprio l'impatto sulle prestazioni del file system? Buono, buonissimo. Sulla macchina virtuale non ho notato differenze. E io questo è, vabbè, è un i7, però un i7 MQ di quella della generazione di portare tipo il MQ2760, come sono quelli ancora 16, 18, 9, sono quelli un po' vecchiotti, infatti vedi che come alza 2-3 thread sembra che parte il drone, no? Ecco. Però comunque si nota veramente poco la differenza, l'impatto è molto buono, nonostante insomma che una SSH512 lavora. La differenza secondo me si vede di più, non ho fatto dei test alla mano, te lo devo dire, ma è un po' come ci si può immaginare lavorando su grossi database. Su grossi database dove ci sono molti accessi random, molti accessi su chiavi, o ISAM o non ISAM, o di tipo Oracle, di tipo POST, insomma quando ci sono molti accessi dinamici, allora lì si può vedere l'impatto perché chiaramente cambiano tutte le location. Una cosa molto importante che mi sono dimenticato di dirvi: se volete provare la crittografia del file system, cioè quella più... se lo volete provare sulla macchina virtuale perché volete fare un server in cui volete entrare solo voi, fare il boot soltanto voi, quindi con crittografia speciale, in modo che se uno vi porta via uno snapshot o addirittura tutta l'immagine della macchina virtuale non se ne fa niente, tenete presente che molti hypervisor lo permette, anche VMware, quelli che hanno gli host dedicati, anche se per default loro, quando crei un disco già dello spazio di cui lo vuoi partizionare, però molti altri, VirtualBox oppure VMware Workstation, anche Proxmox permette di fare i dischi dinamici. Cioè i dischi dinamici sono, io faccio un disco da 20 giga, sì, però all'inizio, quando c'è solo il sistema operativo e pochi file, è piccolino il file immagine, e il sistema, l'hypervisor, cioè quello che usa la macchina virtuale, mano a mano che il disco si riempie e va a riempire quei 20 giga, lo ridimensiona fino a portarlo al massimo della dimensione prevista. Non fatelo col disco crittografato, prima di tutto perché la crittografazione di quel tipo lì, se fatta bene, deve andare a scrivere una serie di numeri casuali su tutta la dimensione del disco, per cui comunque anche se lo fate dinamico vi va a occupare la dimensione prevista, perché lo va a scrivere completamente 20 giga. Se voi datirete 20 giga, il file diventa
più di 20 giga, perché dopo 20 giga più gli header, più i castelli, ma anche formacce, cioè, diventa bello grosso. E poi già ci mette una vita, perché se andiamo a prendere dei dati random è piuttosto pesante la scrittura, può durare parecchio. Se andiamo a fare il ridimensionamento dinamico ogni volta che il sistema ne ha bisogno, dura il doppio. Questo l'ho fatto una volta per sbaglio, ho detto soltanto un coglione, perché sapevo che alla fine la dimensione era quella nominale, e quindi in quei casi lì usare solo i dischi virtuali a dimensione fissa. Poi ritorniamo un attimo dove eravamo prima, nella tabella. Mi piaceva questa tabella qui? Ah no, eravamo quella dopo. Io qui, ragazzi, vi faccio degli accenni, perché ci possono essere due tipi di realtà: una realtà di rete locale, una realtà piccola di un uso domestico, insomma, di un uso casalingo. Questo è un esempio di quella che è la mia configurazione attuale. Abbiamo un modem router che dialoga con internet, con la rete. Poi ho il mio PC fisso primario che dialoga col modem router, e in uscita passa tutto, più o meno tutto quello che voglio. In entrata funziona diversamente. Allora, per quanto riguarda la sicurezza e tutte le regole configurabili dei router che abbiamo noi, e qui bisognerebbe aprire un'altra serata, perché è una cosa così possibile, perché alcuni forniscono già un buon livello di sicurezza, altri fanno proprio schifo, e generalmente quelli che siete costretti ad usare perché fate la fibra con una certa operatore che vi dà il suo. C'è un modello che si chiamava lo scolapasta, un modello, me ne hanno cambiate tre prima di trovare uno che va abbastanza bene. Come, diciamo, servizi, configurabilità per quanto riguarda la sicurezza lasciano molto a desiderare, a meno che non andiate su un bel FreeBox fatto bene con tutte le configurazioni del caso, che fa più da router che da modem quasi, è in grado anche di gestire cose di domotica, insomma è un bel andare. Però io sicuramente non mi pongo il problema, perché l'importante è che per me funzioni bene il port forwarding, almeno per quel poco che mi serve, cioè almeno per un po' di regole, perché addirittura c'era un modello che più di 10 regole non mi lasciava mettere, e poi quando ne mettevo 10 andavo in palla, quindi ho avuto anche quei problemi. Qui come firewall io ci posso mettere anche una Raspberry Pi 2, non so se lo voi chiamate Raspberry, comunque uno smart board computer, un piccolino, no? Che andrebbe bene poi in definitiva anche con Raspberry Pi Zero, che addirittura 512 MB di RAM, perché tanto bene o male devi tirare su il firewall, che sono delle regole del kernel, non deve fare nient'altro, è una cosa ridicola. Io adesso qui non so se ve l'ho messo, alcune regole del mio kernel non ve l'ho messo, meglio così. Comunque, praticamente cosa gli dico al router? Siccome a volte i router hanno anche la DMZ, sapete cos'è la DMZ? Però non funziona mai come dovrebbe. La DMZ sta per Demilitarized Zone, zona demilitarizzata, ed è un livello di astrazione della rete in cui tutto quello che accede da fuori dovrebbe passare da lì, in uno, due, tre macchine, che quelle che sono esposte direttamente ad internet. Che possono ricevere degli inbound packets, cioè dei pacchetti di entrata. Poi queste macchine devono decidere, piedino dentro, piedino fuori, li chiamano pinholes in inglese, cioè piedini, perché dice, ok, il DMZ dice, ricevo una chiamata sulla porta 80 da te, posso andare soltanto in HTTPS sulla 443 in un server interno. E queste macchine sono demilitarizzate perché? Perché non devono avere gli strumenti nella DMZ, perché se uno si introduce dentro un server della DMZ non può avere delle armi per potermi attaccare all'interno senza che io, cioè non devono esserci strumenti come Telnet, SSH interni, il contrario sì, ma bisogna cercare di tenere il minimo indispensabile e aprire solo la porticina o le porticine necessarie per garantire la massima sicurezza. Come? Che si fa
fare un server in casa, dai, cioè, diciamo io. Perché? Guarda, scusa, non sono Danilo, non sono server questi, però tu non hai un mini server? No. Non hai un cloudino? No, non Raspberry Pi. Allora, io ce l'ho, sapete, il computer. Io ho un Raspberry Pi che utilizzo per altre cose, però sapendo che c'è una distro così, quando lo usi. Benissimo, allora, questo non è una distro, è una Raspbian con quattro regole in croce di IP tables, cioè più facile così, dove permette il forwarding delle porte. E io al router gli dico: quando arrivi sulla porta 20 22, tu nella porta 20 22, 80 80, faccio una lista di porte, butta tutto a lui, ci pensa lui a smistare, perché questo non è in grado di farmi un IP filtering, cioè non è in grado il router che ho io almeno di dirmi no, fammi entrare solo quando entro dall'IP del mio ufficio, li fa entrare tutti o nessuno, ok? Allora dico, passa tutto lui, se la sbuccia lui, e lui ha il firewall che mi dice tu vieni da là, ok, puoi passare in quella porta lì, tu vieni da là, se mi chiami sulla porta 8080 anziché andare sul server web che è qui, vai sul server web che è sulla Spimedia. Se fai la 8022 vai in SSH, ma non qui, vai di qua. Cioè, tutte le regole ce le ho qui. È un device che tenerlo acceso sempre consumerà 5-6 euro di energia elettrica l'anno. Adesso con l'aumento delle bollette, adesso. E comunque, poi cos'ho? Ho il cloud che è l'unico a cui può accedere solo il 443 internet, dove è anche un altro Raspberry Pi 3, questo, perché ha bisogno un pochino di quel più di potenza, non guasta, con un Ginex, quindi un server web molto performante, che ha collegato con un disco alimentato di 2 terabyte che su due partizioni in mirroring che fa praticamente, mi fa un piccolo cloud mio personale, si chiama C-File il software che uso, che è abbastanza leggero. Ecco, lì c'è, e poi qua c'è un Raspberry Media che è sempre un Raspberry per farmi da media player con o SMC Kodi, praticamente mi vedo i film non li tengo sul Raspberry, ovviamente li tengo su un hard disk che è collegato al modem USB, questo è brutto da vedersi però funziona, va bene. Sempre quando non ci sono dei problemi legati all'NTSC, come si chiama quel protocollo per vedere i dischi Samba della vecchia generazione, perché altrimenti non sa dei problemi di montare col chips NTS. No, l'NTFS è il fascista, no, NTSC, qualcosa del genere, è un parametro del demone SMB, insomma, del chips. E poi il modem router permette a tutti gli altri dispositivi di collegarsi sia in wireless che computer portatili, tablet e tutto quello del caso, mi fa uscire. In entrata entra solo chi voglio io, perché a parte il cloud che ci va diretto, perché il cloud mi deve rispondere direttamente, potrei fare anche, farlo passare, nulla mi vieta di fare passare il cloud anche dal firewall, ma è un passaggio in più. Il cloud, perché, scusa, è NDMZ, il Raspberry Cloud, NDMZ? No. Cioè, dove è esposto? Su internet? È esposto su internet, ma lui non può raggiungere nessun altro, è come se fosse una DMZ, però non è che... A fare una vera propria DMZ bisognerebbe dividere le VLAN, adesso è una cosa che non ve lo sto a spiegare, anche perché questo non me ne parlo, perché questo invece è il macro schema, non i dettagli, di una schema di rete aziendale un pochino più, un'azienda medio piccola, dove invece c'è una DMZ ben impostata, dove i server praticamente, cosa c'è? Internet. Per entrare deve passare attraverso un firewall, al limite può arrivare nei server DMZ. I server DMZ, c'è quella parte di scudo dei server interni che invece sono qua, che deve dire, che decide cosa deve entrare e cosa no, e ci sono transparent proxy, reverse proxy, siti FTP esposti. In genere tutte le macchine che sono in DMZ hanno due interfacce, una DMZ alta e una DMZ bassa. La DMZ alta è quella che è esposta verso il web, la DMZ bassa è quella che è esposta verso la rete interna.
Qui ci sono i server della rete aziendale, che sono il web server, i servizi web, i server applicativi, i file server, eccetera, che hanno un livello di isolamento dall'esterno, perché loro, se qualcuno funziona, che deve funzionare da web, deve per forza passare dalla DMZ. Questo, per esempio, che è un web server interno, deve prima passare dalla DMZ, da un reverse proxy che dice: mi chiami come RiminiWiFi.net, bene, so che deve andare in questo server qui, che ha la pagina del web server che tu stai cercando, e lui risponde. Mentre lui, se ha bisogno di uscire in internet, può passare attraverso il proxy web, che serve quello per, diciamo, cacciare le chiamate dal web, che è un server interno che può uscire direttamente. Proxy può avere un'interfaccia che esce fuori, perché non è una minaccia quando esce, una minaccia quando entra. Anche se bisogna stare attenti a volte quando esce, con le porte UDP, adesso lasciamo perdere che sono troppo complicati. In più ci sono tutta una serie di rete server interna, che come altri server applicativi, e poi abbiamo la rete aziendale, quella degli utenti. Quella degli utenti hanno bisogno di lavorare con i server della rete interna, non hanno bisogno di uscire in internet, sono nella intranet, cioè rimangono in questa sfera qui. Quando hanno bisogno di uscire, tutto più raggiungono i proxy server, cioè quei server che gli dicono: sì, tu puoi uscire, però mi tiro giù se vai a vedere le donnine nude e me lo scrivo da parte, così glielo dico il tuo capo, no? E allora, e poi li faccio uscire. Non è solo quello lo scopo, adesso noi abbiamo certe regole, però lo scopo è anche quello di cacciare, cioè aveva più importanza forse una volta quando internet era molto più lenta, perché allora tutte le pagine che non venivano aggiornate era molto più veloce avere un server interno che andare a pescare da internet, solo che adesso quasi sempre si risolve sempre poi a fine la pagina internet. Di proxy ne posso mettere più di uno, perché uno può essere prioritario per poter mandare gli utenti su Facebook quando se lo meritano, ci devono andare perché sono ufficio della relazione col pubblico, ci deve andare. Invece l'impiegato che deve fare i passi garai non deve andare su Facebook. Allora ci possono essere proxy che prima ti fanno autenticare con Active Directory, con LDAP, con vari sistemi di autenticazione per poter uscire in maniera autenticata. Poi abbiamo le altre aziende che lavorano in distaccamenti separati dalla nostra, che si possono collegare alla nostra rete interna attraverso la Virtual Private Network. Anche qui ci sarebbe da fare due lezioni di complete: che cos'è la VPN, ci sono diversi protocolli, OpenVPN, IPsec, tanti altri, VPN SSL, io li ho visti meno male tutti. Praticamente la VPN è un sistema che mette in grado a una rete esterna di vedere la tua rete come se fossero fisicamente dentro la nostra azienda. Quindi se un IP privato, che potrebbe essere in una classe C, così la faccio semplice, 192.168.1.20, il server di posta, una volta che il collegamento viene stabilito, questo qui, che è un'altra azienda a Bologna, fa ping 192.168.1.20, risponde il server di posta, come se fosse qui, ok? Poi c'è l'utente, ecco, questo è l'utente privato, a casa, sono io a casa, che chiamo il sito web dell'azienda su cui sto lavorando come sistemista, e deve fare tutto il giro attraverso il web proxy, si ferma un attimo nel DMZ, valuta se devo passare, se posso passare dove, e raggiungerlo il servizio finale. Questo lasciamo stare perché basta. È un, se Linux è un sistema di protezione, vi dico solo, praticamente, vedete questo? Viene installato di default su quasi tutti i server di casa Red Hat, quindi parliamo di Red Hat, CentOS, Fedora, anche SUSE, anche se non è proprio Red Hat. È un sistema di protezione security Linux che nasce dalla National Security Agency americana, quando hanno fatto un sistema che si chiamava Multilevel Security. Se vi dico Mac, a parte non ditemi la Apple che la odio, che cosa vi viene in mente oltre un indirizzo di una scheda fisica diretta? No, quelle con l'H, Mac, la velocità della luce, no? E del suono, giusto? Mac 1.2, 1.9. No, Mac, MAC.
come MAC della Apple, ma non lo dirò, come MAC dell'indirizzo MAC address, ma non è MAC address, mandatori access control. È una cosa che, allora, noi per come conosciamo noi Linux con i permessi, almeno mi auguro che voi conosciate più o meno tutti, si chiama il tipo di controllo degli accessi, si chiama DAC, DAC, Discretionary Access Control, che sarebbe l'accesso in cui ogni utente o gruppo o utente appartenente a un determinato gruppo che ha un certo permesso su file, il file lo può leggere o lo può scrivere o lo può eseguire a seconda di quegli RVX, RVX, avete presente? Ecco. Il Mac si discosta completamente e se Linux lavora con questo tipo di tecnologia. Cioè se Linux fa un targeting del file system, crea dei contesti e non tanto lega l'utente all'autorizzazione per poter leggere, scrivere o fare qualcosa, ma il processo, il singolo processo. Poi l'utente può essere un utente Apache, può essere l'utente root, non ha importanza. Ribadisco il discorso di prima, è un bellissimo sistema, però io faccio il sistemista di produzione, no? Per cui non sono un sistemista di sviluppatori, sono un motore accanto agli sviluppatori. Per cui il mio discorso è un po' diverso, glielo avevo raccontato anche a Samuele, vero Samu? Per cui noi generalmente questi sistemi qui a noi stanno un po' antipatici perché ci danno diversi grattacapi quando li dobbiamo mettere a posto, quindi molto spesso li disabilitiamo. Perché? Perché i server hanno già un livello di sicurezza bene o male garantita, anche se la sicurezza non c'è mai, neanche se metto se Linux o a Parmo. A Parmo è come se Linux, ma viene installato per default nei